Oltre ogni mistero e prova della vita troviamo un Dio più grande che ci ispira, ci incoraggia e a volte ci provoca. Ciao, io sono Christian Nani e questo è il podcast Fede Pericolosa. Mi trovavo in un'isola dell'Indonesia, dove la persecuzione anticristiana era tangibile e la chiesa in cui ero ne portava i segni. Mi chiesero di pregare per una coppia, lei ex musulmana che convertendosi alla fede cristiana aveva perso tutto, lui figlio di cristiani, di prima generazione. Si erano sposati da qualche tempo e in quel momento, animati da una consumante passione per Gesù, venivano mandati in un'altra isola al 100% islamica, dove letteralmente non c'era presenza cristiana. Non esattamente l'idea di futuro che si augura ai nostri figli in Italia. In società come la nostra, dove il cristianesimo è presente da secoli, tendiamo a parlare molto dei programmi della Chiesa, di come dovrebbe essere questa Chiesa e i suoi leader, quali aree dovrebbe sviluppare, quali dottrine insegnare e cose simili. Ed è importante. In percentuale, però, sembra si parli molto meno di fondare chiese, eppure il cuore del cristiano dovrebbe pulsare per coloro che non conoscono il Vangelo, tanto nella propria nazione quanto oltre cultura. E la proclamazione del Vangelo dovrebbe portare appunto alla nascita di chiese locali secondo i canoni del Nuovo Testamento. Io azzardo che ciò accada perché spesso siamo molto preoccupati e concentrati su noi e sul qui e adesso, tanto dal trascurare la visione celeste del nostro mandato. La speranza del cielo invita sempre a porre al centro il racconto della salvezza. Non punta principalmente alla costruzione del cielo qui in terra, quindi alla creazione di un luogo dove stare il meglio possibile. Punta piuttosto alla riconciliazione di persone spezzate, spiritualmente morte con il loro Dio creatore. E di certo lo fa anche attraverso programmi specifici della Chiesa imprescindibili per mostrare l'amore di Cristo con le nostre azioni. Ma la salvezza delle anime, rimane al centro. È a questo che puntava quella coppia di giovani missionari indonesiani, mentre abbandonavano tutto, sicurezza compresa. Andavano a portare il messaggio di salvezza a un popolo non raggiunto dal Vangelo, fondando una chiesa locale. Non avranno di certo occasione di costruire chiese comode, protette, dense di efficaci intrattenimenti come le nostre. Ma in fondo, perpetuano ciò che Cristo rappresentò, e cioè l'irruzione del Regno dei Cieli in questo mondo caduto. Ciò che intendo dire è che, mentre mostriamo l'amore di Gesù al mondo, la speranza del cielo ci invita a farlo proclamando il suo più grande atto d'amore, la croce. Senza la croce, senza Gesù, nessuno va in cielo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, disse implacabilmente il nostro Signore Gesù.